Non potete immaginare la mia gioia in questo momento, ragazzi. Guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochierina in questo nuovissimo episodio su Dark Souls. Mi raccomando, ragazzi, continuate a sostenere questa serie lasciando un bel like. Per il prossimo episodio riusciamo ad arrivare almeno a 30? Bene, ragazzi, quest'oggi non siamo già davanti all'entrata del boss, perché ovviamente prima di registrare sono stata a livellare davvero un bel po'. Ho portato il mio personaggio a livello 105, la destrezza arrivata a 43, la vitalità a 29, la tempra a 30. Ragazzi, sono ancora qui perché ho raccolto una lastra di titanite la scorsa volta. Prima di tutto potenzierò la spada larga a livello 10, confermo quindi sì. E mi sa proprio che ho portato la mia arma primaria a livello massimo perché è sparita dalle armi potenziabili. Dopodiché un'altra cosa che avevo dimenticato è che ho trovato una scheggia d'Estus, quindi andrò ad aumentare assolutamente sì la mia fiaschetta, confermo. Perfetto, direi che ho fatto tutto quello che c'era da fare prima di tornare dal nostro boss. Torniamo quindi al falò dell'armatura dell'ammazzadraghi, ragazzi. Effettivamente sono un pochino nervosa perché il boss che sto andando ad affrontare non è poi così facile. Sono stata felice del fatto che alcuni di voi mi abbiano detto che non è effettivamente tanto semplice riuscire a battere così spesso la prima fase del boss, quindi sono stata abbastanza orgogliosa di me stessa. E comunque sono un pochino emozionata, tra virgolette, perché molti di voi mi hanno detto che si tratta effettivamente del penultimo boss ufficiale di Dark Souls 3. Questo significa che sono davvero vicina alla fine, e questa cosa mi rende molto felice, ragazzi, perché davvero non pensavo che sarei mai arrivata così vicina a terminare un gioco come Dark Souls. Io penso proprio che userò una brace, ragazzi. Ci siamo. Una cosa che ho fatto la scorsa volta è pensare che l'altro personaggio fosse donna e invece è uomo, come mi avete detto tutti. Quindi ho fatto una bella figura di merda. Ok. Oh, approfittiamo. Attenzione. No, cazzo! Penso che arrivati a questo punto, ragazzi, userò braci perché tanto ne ho, quindi usiamone un'altra. Ok. Porca merda! Dio santo, al muro del cazzo! Nella prima fase voglio cercare di usare meno fiaschette possibili per tenerle per la seconda, ovviamente.
Utilizzare ste benedette anime. Giuro ragazzi che sto scaricando una tensione che manco vi potete immaginare. E tra l'altro non mi aspettavo di riuscirci in quel momento. Cioè comunque pensavo di dover finire di battere l'altro fratello, invece no. Quindi c'ho tutta quella tensione accumulata. Adesso sto scaricando tutto. Ok, stavolta ragazzi dare la priorità alla vitalità e di aumentarla un pochino. Per cui confermo, sì. Ok, non potete immaginare la mia gioia in questo momento, ragazzi. Allora, una volta fatto questo, c'è un modo per proseguire da qua o... Che recupero, che tanto non c'avevo niente. Mo è un vicolo cieco, va a finire, non so dove inizia, devo andare. Infatti, è un vicolo cieco. Sinceramente, ragazzi, io non ho la minima idea di dove dover andare, per cui penso proprio che dovrò guardare una guida, non me ne vogliate. Nessuno di voi mi ha dato indicazioni su come procedere. Ebbene, penso proprio di dover fare una cosa che fino ad ora non ho fatto, cioè offrire i tizzoni dei signori che ho battuto. Yormi il gigante, vediamo un po' che succede se offro i tizzoni di Yormi il gigante. Wow. Ok, penso che dovrò fare questa cosa con tutti i troni che ci sono qua in giro. Qui allora che c'è? Guardiani dell'abisso? Ce l'ho? Probabile di sì. Offri tizzoni. Ok, ecco fatto. Ah sì sì sì, me li ricordo i guardiani dell'abisso. Andiamo avanti, siamo a due. Qui, qui, qui. Chi c'è qui? Ah, è ancora vivo. Era il vecchio decrepito. Ah, allora ok. Qui non so chi sia, ma offro tizzoni comunque. E aspetta, chi è? Non me lo ricordo. Aspetta che lo vado a leggere, che sono proprio curiosa. Si tratta di Aldrich, santo delle profondità. Perfetto. Chi altro ci manca? Oh, lì ho offerto tutto quello che c'era da offrire. Ah, aspettate ragazzi, non ho offerto qui i tizzoni, fermi tutti. Ecco fatto, questo dovrebbe essere il principe Lothric, credo, perché mi sembra proprio che è l'unico che non ho offerto. Ok, Lothric era lui, ma che cazzo faccio? Dovevo stare di sotto in pratica per offrire i tizzoni. Va bene, speriamo che adesso l'ancella sia disponibile. Vediamo, eccola là. Ah, bene ragazzi, andiamo, inginocchiati. Via. Noble Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Cioè a me. A me. Let him grant death to the old gods of Lordran.
deliverers of the first flame. Wow. Oddio, non siamo più all'altare del vincolo? Oddio, che è successo qua? Che è tutto spaccato. Oddio mio! Aspetta, accendi, accendi, va. Ok. E riposati, ovviamente. Altare della fiamma estinta. Dove diavolo siamo? Yuhu, c'è nessuno? Ma questo era l'altare del vincolo di prima. E qua è tutto distrutto. Ma perché? Vediamo un po' che cos'è che dobbiamo fare. Dov'è che dobbiamo andare? Vediamo, vediamo. Suppongo proprio di dover andare. Da dove provengono quei raggi di sole? Cioè di qua. Oddio. Wow, wow, e c'è un falò, signori, c'è un falò, giusto qua fuori. Dirigiti alla fornace che? No, non ho letto. Aspetta un attimo, pensavo fosse un falò normalissimo. Oddio. Ok, comunque evidentemente devo venire qua per forza, eh. Madonna, che posto, ragazzi. Questo è un falò o mi porta da qualche altra parte? Ok. Benissimo, usiamo anche questo. Siamo alla fornace della prima fiamma. Mi sa proprio che è l'ultimo luogo di questo gioco, ragazzi. Io non so cosa ci aspetta arrivando lassù, sinceramente. Fatto sta che sto posto è immenso ed è bellissimo. Ho paura di quello che ci aspetta là sopra. Wow. Wow. Wow, cos'è quello? Cos'è quello? No, se è l'ultima boss fight, ragazzi, rimando il tentativo al prossimo episodio. Sì, è l'ultima boss fight. Oddio mio! Oddio mio! Cribbio! Quindi il prossimo episodio sarà l'ultimo, ragazzi. Posso dire di essere, madonna mia, al finale di Dark Souls 3. Oh, piano, piano, piano. Ok, 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 ok. Con calma, con calma. Ah, sono bloccata. Dio santissimo. Madonna. Madonna, che fai? Che fai? Che fai? E basta con ste maggiere al cazzo. Che fai? Madonna. Oddio, oddio, sto colpo ne sa. Madonna mia. Oddio, oddio. Ah, 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 ah. Piano, 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 piano. Piano. Piano, piano, madonna. Questo è incazzosissimo, eh. Baby, baby, baby. Ah, sta arrivando. Oh. Ah. Mazza che agile, oh. Agile. Oddio. Siamo a posto. Dio mio. Ah. È una cosa impressionante sto boss. Ah, sono morta. Ah, quasi. Oh. No, è quell'attacco potente! Ah, ah, ecco qua, somma! È incredibile, ragazzi. Sono arrivata all'ultimo boss. E non ci sto credendo nemmeno io. Direi proprio di lasciare questa ultima boss fight per il prossimo ed ultimo episodio su Dark Souls 3. Sto provando un orgoglio, ragazzi, a dirlo che nemmeno potete immaginare. Io penso che cercherò di livellare per quanto possibile prima della prossima volta, per cui direi che questo episodio termina qui. Ricordo a tutti che ho una pagina Facebook che trovate in descrizione, tutti i link dei miei social. Nient'altro da aggiungere. Grazie a tutti, un saluto, un bacione e a te a tutti, ciurma la giocherina. Ciao.